Oltre alla protesta e quindi alla raccolta di firme, la sollevazione diciamo popolare, c'è anche lei, avvocato, che addirittura ha diffidato il comune dal taglio di questi 4 alberi che fanno davvero parte della storia della città. Esatto, l'iniziativa nasce dal fatto che mentre in tutto il mondo vediamo che si va verso la progettazione di città sempre più verdi e sostenibili, ad Arezzo siamo in un'assurda controtendenza. Infatti in questi anni il patrimonio arboreo della città è stato spogliato in molte sue parti e nella maggior parte dei casi senza validi motivi oggettivi, molto spesso solamente in ragione di discutibili criteri estetici o addirittura di meri risparmi nella manutenzione. Questi 4 alberi sono la ciliegina sulla torta, se vogliamo, perché davvero si tratta di 4 piante sane che fanno parte del patrimonio storico della città. Tagliarli equivarrebbe a provocare un danno alla città di Arezzo e per questo noi confidiamo che in ragione della mobilitazione popolare e del buon senso l'amministrazione si fermi. Se non lo dovesse fare, noi ci riserviamo nelle sedi opportune di far valutare il danno erariale, ambientale e al bene pubblico che verrebbe creato. Da lei quando la presentate che cosa contiene? La diffida l'abbiamo presentata 2 giorni fa, è stata firmata anche da alcuni cittadini e contiene l'intimazione al Comune a ripensarci e a valutare le conseguenze di un taglio indiscriminato del verde, che diventa tanto più prezioso se si pensa che si va sempre di più verso periodi in cui le ondate di calore estive saranno sempre più numerose e più intense e la qualità dell'aria delle città sta inevitabilmente peggiorando, quindi gli alberi sono l'unica arma che abbiamo per far vivere meglio la cittadinanza. Parallelamente a questa iniziativa esiste una raccolta firme, una petizione che è tuttora in corso, sono già state fatte manifestazioni pubbliche anche qui in sede e io tra l'altro mi sento anche di rinnovare un appello anche agli attuali consiglieri di maggioranza e ai candidati di centrodestra, perché la tutela dell'ambiente, del futuro della città devono essere valori trasversali e questo loro silenzio assordante sta diventando veramente non più tollerabile. Essere anche uno spunto per i candidati sindaco, noi ce l'abbiamo martedì prossimo, che cosa gli vorrebbe chiedere? Ma assolutamente di esprimere il loro punto di vista sul futuro, sul verde della città, perché sì, come ho detto prima si tratta sempre più di un qualcosa di prezioso ed importante, quindi sapere cosa vorranno fare i candidati sindaci per il verde di questa città è fondamentale. Ad esempio, la Regione Toscana ha appena approvato un bando nel quale finanzierà la piantumazione di nuovi alberi. Mi farebbe piacere conoscere cosa ne pensano i candidati sindaci, chi intenderà aderire a questo bando, prendere i soldi per piantare nuove piante e chi invece continuerà con una politica di abbattimenti selvaggi.